la mia scelta di vita è proprio quella di decontestualizzare la televisione e spesso e volentieri, come diceva il grande filosofo vengo subito, che ha scritto un saggio memorabile, cattiva maestra di televisione, spesso e volentieri la televisione è forniera di una mala informazione. Ecco sì, rimettevi, non ero messo in porta. Ciao Gabriele. Qui c'è anche l'amico Paolo. Sei testimone tu oggi? Io sono testimone non di nozze, ma testimone di un evento insolito, perché io che sono 17 anni che, come dire, decontestualizzo seguendo un po' tutti quanti gli eventi mondani, questo è un evento mondano differente, perché la gente finalmente non è transennata, cioè il cittadino può di là siamo stati transennati, però di là, l'esito dell'organizzazione di là non lo so, io posso dire quello che ho vissuto, visto che in tante occasioni ho partecipato a eventi in cui magari a parte il Festival di Venezia, la Miss Italia, sapete, dove comunque la security non permette in qualche, non solo al cittadino di avvicinarsi, hanno mantenuto un giusto ordine pubblico, però con discrezione. Cioè io per esempio sono riuscito a fare 2 o 3 inquinamenti televisivi con una certa tranquillità, e quindi questo fa onore alla democrazia di questi signori, ma soprattutto al fatto che la gente, i cittadini possono, se non entrare dentro la chiesa, almeno si può entrare laddove c'è un invito, almeno, però quantomeno essere osservatori. Certo. Poi la stessa Marini, questo intanto mentre tu riprendi ti presento, sì, ufficialmente Michi Giusino. Piacere. Che è il più giovane disturbatore televisivo, un tuo discepolo, il mio più giovane allievo, però anche lui ha una sua identità. Proprio ieri il giornale di Milano ha dedicato, non so se hai visto, una pagina intera alla casta degli disturbatori, in qualche maniera io ho creato dal 1997, però come dico sempre, anche i cittadini, stavo prima spiegando alle signore, laddove per quello che mi riguarda c'è una televisione in diretta che trasmette un evento di gioia, di felicità per la Marini, per quella persona che sposa, è legittimo. Laddove la televisione si sofferma invece, come in questi ultimi giorni c'è stata la strage a Bari di quella famiglia di quel signore, più si esalta, un brutto periodo, certo. La settimana scorsa ero a pochi minuti dall'evento della sparatoria a Palazzo Chigi, più si esalta la disperazione della gente che c'è a livello televisivo, quindi c'è una cassa di risonanza molto elevata, più ho paura dell'emulazione della gente che in qualche maniera può, però bisogna anche informare di queste cose, no? Informare sì, Paolo, però non farci il reale, come fai tu, per esempio, non fare il reale, prego, con un tuo canale, una serie di canali autorevoli di YouTube, certo, dove tu informi ma con giustezza, diversamente secondo me diventa un pochettino più dannoso, cioè impegnativo in termini negativi, affrontarli in maniera diversa. Diventa poi un reality, no? Esatto, e questo è sbagliato. Esatto. Questa è la tua idea, la tua contestazione. E poi, ripeto, da quello che mi ha detto Nicky, è stata la stessa Valeria Marini a non voler transennare la storia. Benissimo. Perché per il matrimonio di Totti c'erano transenne che andavano fino a Piazza Vecchia. Con tutto il rispetto di Francesco Totti, io sono laziale, insomma, ho molta stima per questo. Grazie a Gabriele.